Parigi, Salon d'Automne del 1905. I pittori Camoens, Flandrin, Matisse, Marquet, Rual, Derain, Van Dongen e Vlaminck vengono esposti nella stessa sala con gli allievi di Gustave Moreau, suscitando uno scandalo enorme nel pubblico, nella critica e anche nella stampa. La nota definizione di pittore fauve, data da Louis Vossel, un critico legato ancora ai valori estetici tradizionali, divenne immediatamente il termine che indicava questo nuovo tipo di pittura che aveva come caratteristiche il rifiuto della spazialità classica e dei valori cromatici armonici, l'esaltazione del colore attraverso l'esasperato uso di toni puri e saturi, il distacco dal naturalismo e dalla sensibilità luministica impressionista. L'impressionismo, infatti, era diventato una maniera e aveva perso quel carattere di novità che lo aveva connotato ai suoi esordi. Degas, Monet e Renoir continuavano il loro lavoro seguendo le tracce che avevano indicato 30 anni prima. Il fauvismo nasce dall'incontro di diverse tradizioni e da forme estetiche anche in apparente contraddizione, come il neoimpressionismo, la pittura di Cézanne, di Gauguin e di Van Gogh. Il nuovo modo di pensare al colore nella purezza delle sue tinte, tipico di Gauguin, si mescolava ad uno spazio pittorico dagli esiti decorativi, in molti casi voluti e ricercati, come Matisse, che spingerà la sua sperimentazione verso l'estrema sintesi, e in Derain verso la purezza neoclassica e in Braque verso la semplificazione geometrica. Derain seguiva le ricerche di Matisse sul colore carico di emotività e libero dal disegno e dalla prospettiva accademica, che sarebbe stata poi la base dei fauve, dei quali Matisse fu sicuramente la personalità più complessa e significativa. Nel 1904 dipinge Lusso, Calma e Voluttà, dove la tecnica puntinista si fa densa, fitta e corposa, e i colori si fanno accesi e solari. Matisse segue il consiglio di Gauguin di sognare di fronte alla natura e aggiunge alla dimensione del sogno il desiderio di una natura felice, dove, come dice Baudelaire, tutto sarà lusso, calma e voluttà. L'anno successivo espose con i fauves al Salon d'Automne, di cui venne considerato la guida spirituale. Matisse approfondì anche la potenzialità della linea e tra il 1908 e il 1909 dipinse la stanza rossa, dove la composizione perde volume e assume una bidimensionalità illuministica in cui la leggerezza dei segni acquista un valore musicale e decorativo. Musicalità che appare evidente anche nella danza del 1910. Oltre alla sua visione emozionale e vitalistica, che accosta armoniosamente oggetti e figure in una gioia di vivere che per Matisse era il valore più alto che l'arte potesse indicare. Ritmo e armonia decorativa si ritrovano anche nelle opere successive e nelle carte ritagliate degli anni 40, dove l'approssimazione che tende all'astrattismo delle forme si traduce in libertà e leggerezza, come nella Tristezza del Re del 1952. Capire i linguaggi che ci hanno preceduti ci aiuta a capire quelli presenti e magari a crearne di nuovi. Buona arte a tutti!